molto emozionante ricevere questo premio, essere al primo posto tra i ristoranti nella categoria all'estero, perché fa sempre piacere avere un riconoscimento della madre patria, perché soprattutto anche agli occhi del pubblico locale un riconoscimento che viene dal paese originario sicuramente vale tantissimo, e quindi insomma sentiamo una grande responsabilità sulle nostre spalle. Ha avuto un grandissimo impatto mediatico, insomma il telefono è abbastanza impazzito, quindi stiamo cercando di reagire, di farci trovare pronti, ed è una grande soddisfazione. Io ritengo Parigi una delle città in cui fare questo lavoro è più facile, perché innanzitutto io sono stato facilitato perché sono arrivato ormai 12 anni fa a Parigi e ho avuto una prima esperienza in un ristorante che ho aperto nel 2010, che si chiama Marino, che non faceva cucina italiana ma faceva parte del movimento della bistronomia, e quindi in qualche modo ho ricevuto una grande attenzione di un pubblico gourmet, anche mediatica, quindi in qualche modo quando ho aperto questo ristorante che invece è molto più tra virgolette roots italiano, sicuramente l'ho fatto con un bacino di utenza, con una clientela fedele che era già molto presente. Però diciamo che Parigi è una città in cui la gente esce con molta facilità a cena fuori, hanno un rapporto col ristorante quasi paragonabile a quello che abbiamo noi con la sala da pranzo, quindi diciamo che sicuramente siamo facilitati come ristoratori dal fatto che se si lavora bene i clienti ne arrivano veramente tanti. Il problema qual è stato? È che la cucina italiana ha fatto difficoltà a esprimersi in maniera corretta a Parigi per anni, a parte naturalmente qualche virtuoso, Massimo Mori, Casabini, dei ristoranti che comunque mantenevano una vera identità italiana, però comunque il problema è che il pubblico parigino era abituato a una cucina italiana abbastanza finta, e quindi ogni tanto proporre dei piatti che non hanno passato le Alpi nel loro immaginario, che sono rimasti dal nostro lato del confine, ogni tanto hanno difficoltà a riconoscerli come italiani. Non so, per fare un esempio, in periodo di puntarelle facciamo le puntarelle alla romana, ma quando le puntarelle non ci stanno usiamo delle foglie amare, croccanti, che si possono dare con più facilità, le condiamo con la vinaigrette delle puntarelle, quel tocco è molto romano, però loro non la conoscono, non hanno idea della portata, della varietà della cucina regionale italiana. Quindi in questo senso questo probabilmente è tra virgolette la battaglia che portiamo avanti, nel senso cerchiamo in qualche modo di spiegare dove si nasconde l'italianità nel nostro menù, che molto spesso è romanità o napoletanità, perché ho parenti che vengono da giù, quindi rispettiamo molto anche questo, cioè una certa identità regionale, e questo è importante, su questo c'è da fare ancora.